E siamo con queste bellissime ragazze, possiamo dire il coro dei Cantori di Sant'Antonio qui a Torella. Innanzitutto presentatevi. Simona, Felicia, Marica, Silvia, Nicoletta, Lucrezia, Deborah. Allora, più o meno siete coetanee, giusto? Da quanti anni partecipate? È il secondo anno. Sì. È il secondo anno che partecipiamo. E questa è la quarta edizione, ci troviamo benissimo perché così si riunisce il gruppo e soprattutto il paese di Torella del Sannio, quindi ci piace tantissimo. Voi vi preparate prima, diciamo, di partecipare con i cantori, fate le prove con chi suona, insomma come vi organizzate? Sì, facciamo delle prove alcuni giorni a settimana per prepararci meglio, per vedere gli errori che facciamo, per risolverli, diciamo, sì, questo. Quindi ogni anno migliorate e sì, diciamo diventate sempre più brave. Sì, ci proviamo. Ma quanto è importante per voi, che siete insomma la nuova generazione del paese, portare avanti questa tradizione e coinvolgere poi man mano, non so, anche le sorelle più piccole e coinvolgere gli amici? È importantissimo perché soprattutto per i ragazzi, i bambini più piccoli, è un nuovo modo di coinvolgerli di più a fare festa e soprattutto di riunire il paese, e questa è la cosa importante. Va bene ragazzi, ci vedremo allora sicuramente l'anno prossimo e buona giornata, nonostante la pioggia sarà una bella giornata. Sicuramente. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Vai. A Torella in occasione della festa di Sant'Antonio. Il signore non è di Torella, ma da dove viene? Vengo dalla provincia di Napoli. Siamo venuti su invito di una persona squisita, sarebbe il creatore di questa manifestazione, sarebbe Giuseppe Signor Messere, che è un nostro collaboratore, quindi ci ha invitato e siamo rimasti molto entusiasti. Abbiamo trovato un clima molto festoso. Nonostante il tempo non sia molto, diciamo così, favorevole, però i prodotti sono eccellenti e siamo rimasti veramente entusiasti di questa festa. Immagino sia la prima volta che visitate Torella e che partecipate ovviamente a questa manifestazione. Sicuramente, la prima volta siamo stati qui nella zona, siamo stati a Castropignano tanti anni fa, però questa manifestazione è la prima volta e sinceramente, ribadisco, siamo rimasti entusiasti. Cosa ha avuto l'occasione di assaggiare per quanto riguarda i prodotti tipici? Talmente tanti che adesso, specialmente i salumi, i formaggi e poi diciamo, i piatti preparati al momento sono proprio ottimi. Dalle nostre parti, diciamo così, si lasciano un poco a desiderare, però. Pensate adesso di continuare? Il giro sarà lungo fino a questa sera? Diciamo non tutto, perché secondo me ci vuole una buona sostanza e poi noi non siamo abituati, però è invitante continuare. Fino a quando possiamo ci stiamo. Okay. Altrimenti vi aspetteremo per l'anno prossimo. Va bene, grazie, è stato un piacere. Siamo con Don Antonio, parroco di Torella, in uno dei fuochi che hanno organizzato qui per la festa di Sant'Antonio Abate. Questo gruppo di cantori che sta girando il paese da questa mattina, anche le contrade, per questa festa, per ricordare Sant'Antonio appunto. Ed è un momento importante, iniziato questa mattina con la messa, è un momento di comunione per tutta la comunità. Sì, è vero, è un momento di aggregazione formidabile questo, dove ti puoi incontrare un po' con tutti, specialmente con i giovani, quindi è occasione per stare con loro, è occasione anche per annunciare qualcosa di bello, no? Che è quello che Gesù ci dice, cioè vivere la gioia e la bellezza dell'incontro e dello stare insieme. Credo che questo sia il significato più grande, poi al di là di ogni simbolo, al di là di tutti questi tavoli ben preparati, eccetera, eccetera, anche al di là dello stesso fuoco che è un grande significato, ma credo che lo stare insieme prevale un po' su tutto. Poi questa mattina è un momento importante, gli stessi cantori in chiesa durante la messa hanno cantato questo canto in onore di Sant'Antonio. I cantori sono entrati con questi strumenti in chiesa, è un po' la meraviglia degli anziani che hanno assistito alla messa. È stata bella perché noi dobbiamo aprire le chiese, ormai è tempo di aprire le chiese anche in alcuni momenti dell'anno per queste circostanze. Io credo sia opportuno farlo, abbiamo cominciato a farlo, abbiamo celebrato insieme la messa, hanno assistito alla messa, hanno animato la messa con i loro canti, con l'organetto non fa niente, in questa circostanza credo che si possa fare, e hanno cantato poi alla fine il canto a Sant'Antonio e da lì siamo partiti per andare nelle contrade. Credo che non ci sia la partenza migliore della celebrazione della messa. Quindi io li ringrazio a tutti quanti perché hanno partecipato tutti e stasera finiremo ancora con un altro momento, con la benedizione del fuoco in piazza e con un altro pensiero proprio dettato dalla vita di Sant'Antonio.